Benvenuti a San Vendemiano, questa è la prima giornata del campionato di Serie B nazionale, il girone B, al Palasacon arriva la Virtus Padova in quella che è un rematch della seconda giornata della Supercoppa Old Wild West giocata poche settimane fa proprio qui a San Vendemiano. Benvenuti a tutti su LNP Pass, questa è l'inizio, la prima partita di questo nuovo format della Serie B nazionale a due gironi, girone A e questo, il girone B, con la nuova rinnovatissima Luker Sambe che arriva con 9 giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. L'unico a rimanere in squadra rispetto all'anno scorso è quello che è il nuovo capitano anche dei bianconeri, cioè Jimmy Gatti, e ci sono appunto 9 giocatori nuovi alla corte anche del nuovo coach Michele Carrea. Anche Padova ha cambiato, a parte il storico capitano Schiavon che praticamente è a Padova da sempre, ma anche Padova ha parecchi giocatori nuovi. È una partita che nella Supercoppa ci ha dato tantissime emozioni con tantissimi alti e bassi. Padova era partita 16-1, poi la Luker ha recuperato e alla fine ha vinto 82-75 per poi andare a perdere i quarti di finale con Faenza in una partita dominata però in quel caso da Faenza. Padova arriva qui con in maglia nera con questa formazione che hanno cambiato proprio all'inizio, quindi i numeri sono questi: il 5 è Federico Schiavoni, il 6 è Aaron Guevara, l'8 è Marco Iussi, il 9 è Giacomo Cecchinato, il 10 Michele Antelli, l'11 Andrea Scanzi, il 14 Michele Ferrari, il 16 è Federico Osellieri, il 19 Lorenzo Molinaro, il 33 Corrado Bianconi. A manovrare la nave nero-verde è coach Riccardo De Nicolao. Padova appunto che arriva in questa prima giornata appunto perdendo in Supercoppa proprio contro di noi qui al Palasacon. Per la Luker la formazione è questa: è Mauro Zacchigna con l'1, il numero 7 è Alberto Chiumenti, il 9 è Elia Gobbo, il 10 è Tommy Oxilia, l'11 è Christaps Gluditis, il 12 Enrico Vettori, il 13 Edoardo Di Emidio, il 15 Sebastiano Perin, il 16 Riccardo Dalla Cia, come dicevamo col 21 c'è Capitan Gatti, il 22 Alberto Cacace, il 73 Lorenzo Calbini. Abbiamo anche gli primi quintetti che entreranno in campo per Padova: c'è Capitan Schiavon con il numero 5, c'è Cecchinato col 9, con il numero 10 c'è Antelli, con il 14 Michele Ferrari e con il 19 Lorenzo Molinaro. Questo è lo starting five di coach De Nicolao. La Luker invece comincia con Oxilia, con Gluditis, con Gatti, Cacace e Calbini. Queste le scelte dei due allenatori. Luker in maglia bianca da casa con la classica bordatura nera nella sua canotta, mentre per Padova una divisa tutta nera con lo skyline di Padova serigrafato sul davanti in verde. Non vi ho detto gli arbitri di questa partita, che sono lombardi, sono Alberto Purrone di Mantova e Lorenzo De Ascentis di Cremona, questi i grigi di questa sera. Tra un minuto partirà quindi la nuova stagione Luker, che ha anche un altro orario, ormai lo abbiamo visto tutti quanti, è quello della domenica alle 18, dopo anni in cui la squadra di San Vendemiano si presentava al Palasacon in soirée il sabato sera alle 20:30, per quest'anno invece la Luker si presenta la domenica alle 18 e questo sarà l'orario di tutta la stagione lucherina, stagione che comincia al Palasacon, Palasacon che poi andrà in pensione probabilmente per lasciare spazio alla Zoppas Arena, la nostra nuova casa che partirà probabilmente, esordirà tra un paio di settimane con la terza giornata in cui la Luker giocherà in casa. Si parte tra 11 secondi, comincia la stagione 2023-2024, buona stagione a tutti i tifosi d'Italia che sono collegati su LNP Pass, un saluto anche a tutti i tifosi lucherini che non sono qui al Palasacon ma che ci stanno seguendo da casa. Buona stagione a tutti, suona la sirena, si entra in campo, si comincia, e un ultimo saluto alla mia, al mio compagno di viaggio per un paio di stagioni, Nicola Mazzariol, che da quest'anno non sarà al mio fianco a seguire le telecronache. Ciao Nicola e grazie mille per tutte le tue preziose perle durante la stagione che ci hai regalato in questi anni. Si parte quindi, i quintetti ve li ho detti, ve li ripeto: la Luker comincia con Gluditis, Gatti, Cacace, Oxilia e Calbini, dall'altra parte sono Schiavon, Molinaro, Ferrari, Antelli e Cecchinato.
primo pallone alzato dal primo arbitro Alberto Purrone. Arbitri che guardano il tavolo, 18 in punto, si comincia la stagione 2023-2024. Prima palla toccata e conquistata da Padova. Antelli, palla per Molinaro, subito l'alto basso che nella prima partita ha dato tante soddisfazioni a Padova all'inizio della partita. Si comincia praticamente allo stesso modo con il taglio nel pitturato di Ferrari che segna i primi due punti di Padova. Tanto Gluditis, serve in post basso Gatti finta il passaggio a Cacace, poi si mette in proprio, va fino in fondo, il tiro è sbagliato, vola Auxilia, a rimbalzo, rimbalzissimo di Tommy Auxilia. E extra possesso per la Rucker con Calbini, il palleggio di Calbini, si fa però intercettare il pallone, quindi può andare Capitano Schiavoni nel contropiede a depositare, ma sbaglia, un facile layup il numero 5 di Padova. Poi c'è fallo fischiato a Cecchinato. Primo fallo della partita fischiato al numero 9, Cecchinato. Rucker che può andare in contropiede, colpisce con il piede Calbini su un buon intervento di Antelli che tocca il pallone sul palleggio del nostro numero 77. Cambio difensivo con Gatti che si va ad accoppiare a Molinaro mentre Auxilia prende in consegna Ferrari. Sale Antelli per ricevere, Schiavon mezza ruota, si ferma dalla linea di tiro libero, bel canestro del capitano di Padova, 4-0. Cacace con il pallone, Cecchinato cerca di impedirgli una facile penetrazione, Cacace buono scarico per Gluditis da tre punti, comincia il campionato di Kristaps Gluditis con la bomba. Marchio di fabbrica di Gluditis, l'abbiamo ammirato soprattutto a Mestre, quel tiro da tre punti che esce dalle mani in catch and shoot, ancora Schiavon, stavolta il tiro è sbagliato, provano ad andare a rimbalzo i giocatori in maglia nera, ma è la Rucker a recuperare il pallone con Gatti che si ferma, serve Cacace, Cacace prova a forzare la penetrazione, poi si ferma, palla per Auxilia in post alto, palla per Gatti che si fa vedere in backdoor, bel canestro del capitano, ma bellissimo anche l'assist di Tommy Auxilia, Rucker che in un attimo segna 5 punti, è 5-4, bel movimento di Auxilia in punta dalla linea del tiro libero, ora c'è fallo probabilmente fischiato a Gluditis. Primo fallo per Gluditis che forza il blocco. Coach Carrea non è convintissimo della chiamata sulla linea laterale. Ancora Antelli in punta, mezza ruota, ancora con Cecchinato. Cecchinato prova ancora l'alto basso per Molinaro che rischiava di sbagliare, poi l'appoggio lo premia e quindi va a segno con i primi due punti della sua partita. Padova torna avanti 6-5 in questo inizio punto a punto. Gluditis con il pallone, Auxilia cerca di fare movimento per liberarsi, stavolta è Gluditis a portare palla in punta, la palla gira molto bene per Calbini che finta il tiro, si avvicina dai 4 metri, un tiro molto difficile, sbagliato, vola, Auxilia rimbalza, già il secondo offensivo per Tommy Auxilia, palla che gira fuori ancora per Gluditis, se la sente che c'è in shoot, il tiro stavolta è sbagliato, rimbalzo lungo, è preda di Antelli che può andare in contropiede proprio contro Gluditis, si ferma, serve la palla fuori, Schiavon da tre punti, il tiro del capitano è sbagliato, palla e rimbalzo molto semplice per Cacace, sale la Rucker il campo, cambia lato e poi torna dal lato forte con Cacace che punta il errato raddoppio di Padova, lo batte sul primo passo, c'è il fallo di Molinaro che manda in lunetta Lorenzo Cacace. Primo fallo per Molinaro, in lunetta Cacace. Scusatemi, Alberto Cacace che nella prima partita contro Padova è andato 4 su 6 ai liberi. Segna il primo Alberto. Due su due per entrare nella partita anche per Alberto Cacace, si iscrive a Riferto il nostro numero 22. Gira l'angolo Ferrari,
Antelli, stavolta è bloccata la ricezione in post passo, allora si gira ancora da Cecchinato che prende una bomba da 8 metri di tabella. Jolly trovato da Giacomo Cecchinato, che poi pagherà ovviamente da bere a tutti, come si fa il campetto quando si segna di tabella. Calbini con il pallone in mano per Gluditis. Palla per Gatti, gira molto bene il pallone, palla che va in post basso, ancora per Jimmy Gatti, mismatch per la Rucker che fa girare molto bene, Calbini da tre punti, libero, a segno! Bella circolazione di palla da parte della Rucker e Lorenzo Calbini buca la retina, 19 per i bianconeri dopo i primi 4 minuti giocati nel corso del primo quarto, un primo quarto molto godibile fin d'ora con gli attacchi che hanno avuto la meglio sulle difese. Intanto cerca un gancione molto buono Ferrari, bel movimento al centro dell'area, poi arriva il gancione, canestro del numero 14 in maglia nera. Auxilia manda via tutti, cerca Gluditis si ferma dalla sua mattonella, il tiro è sbagliato, 1 su 3 da 3 punti per il numero 11 in maglia bianca. Dopo il primo canestro sono arrivati due errori dalla linea dei 6.75. Antelli, escono dai blocchi i giocatori di Padova, 1-2 con Schiavone, eccolo il blocco corretto per Ferrari, poi esce Molinaro per una bomba sbagliata, Auxilia, altro rimbalzo, devono essere almeno 3 se non 4 i rimbalzi di Tommy Auxilia, Gluditis punta l'area, riesce a far girare il pallone, palla che gira benissimo, torna fuori da Cacaccio perché la Rucker non è riuscita a trovare una soluzione buona sotto canestro, cioè la deviazione di Molinaro lascia 9 secondi all'attacco della Rucker, Rucker che sta giocando molto molto velocemente, chiama zona se non vedo male la Padova, sì, zona fronte dispari, sì, zona fronte dispari, zona 3-2 per la squadra di coach De Nicolao. Intanto Gatti prova a punirla subito, il tiro però è fuori equilibrio e sbagliato. Antelli forza la penetrazione, viene mandato verso il fondo da Calbini che poi però commette fallo e quindi manda in lunetta il numero 10 di Padova. Padova avanti 11-10, primo fallo anche per Lorenzo Calbini. In lunetta per due tiri liberi Antelli. Antelli in lunetta, statistiche della prima partita qui al Palasaccone, ha fatto 1 su 2 Antelli dalla linea della carità, segna il primo e anche il primo punto per il numero 10, play 25enne di Padova, segna anche il secondo per Antelli, è un ex Rieti, anche San Severo nella sua curriculum di giocatore di pallacanestro a livelli comunque buoni. Esce Gluditis dai blocchi, catch and shoot del numero 11, si muove solo la retina, 6 per Kristaps, pareggia la Rucker, 13 pari. Antelli bravissimo, Calbini a impedirgli la penetrazione in backdoor, poi tocca anche il pallone ma la palla arriva comunque a Ferrari in avvicinamento. Riesce a servire in qualche modo Molinaro da tre punti, tiro è molto corto del numero 19, poi tocca la linea di fondo un giocatore di Padova, era Cecchinato cercando di recuperare il pallone, entra Andrea Scanzi ed esce Capitana Schiavon. Andrea Scanzi che noi ricordiamo bene qui a San Vendemiano per le 5 partite di battaglia contro Fabriano 2 anni fa. Scanzi che con Fabriano riuscì poi ad arrivare anche alla quasi promozione in A2, è arrivato in finale, ha giocato gara 5 contro Cividale. Gatti per Cacaccio, Cacaccio si gira sul perno, finisce però il campo, deve tornare indietro, è triplicato da Molinaro che riesce a recuperare anche la palla, poi cerca un servizio per Antelli, Gluditis è sulla linea di passaggio, la palla torna però nelle disponibilità della Virtus. Scanzi, palla in mano per Scanzi, eccolo l'alto basso, stavolta è raddoppiato Molinaro, riesce a tenere la palla in mano, c'è un fallo fischiato credo a Cacaccio. Fallo del numero 22 di Alberto Cacace. Fallo per Cacace, sostituzione Rucker. C'è un cambio, entra anche Seba Perin ed esce Lorenzo Calbini. Vediamo chi esce dai blocchi, è Cecchinato a servire Antelli.
gioca tantissimi palloni Antelli in questo inizio di partita, è spessissimo lui a tenere la palla in mano, poi Ferrari si mette in proprio, bel giro sul perno contro Perin, poi però perde la maniglia nel momento di chiudere, un bellissimo movimento sul piede perno. Ancora palla sotto per Cacace contro Scanzi, Cacace tiene di fisico, sbaglia, poi spinge Perin a rimbalzo con Antelli che aveva tagliato fuori molto bene il nostro numero 15. Entra anche Alberto Chiumenti, centro 36enne della Rucker, che quest'anno ha sostituito Jacopo Vedovato, passato al piano di sopra. Dopo 5 stagioni l'ex capitano della Rucker è andato a giocare a Udine, Vedovato è andato a giocare a Udine, assolutamente sì, no, speravo di non fare un errore clamoroso proprio con Jacopo. Quindi Chiumenti che arriva a sostituire il capitano, intanto bel palleggio di Antelli che serve Molinaro per due punti, anzi Ferrari per due punti. Arriva a quota 6, Michele Ferrari è il miglior marcatore della partita insieme a Gluditis. Il vantaggio di Padova ora è 15-13. Altro ribaltamento e altro catch and shoot di Gluditis, ormai marchio di fabbrica, poi si va a prendere il rimbalzo lungo, c'è fallo di Molinaro con Gluditis che lo ha portato a spasso per il campo. Entra anche sostituzione Rucker Enrico Vettori, mattatore proprio della partita qui al Palasacon di un paio di settimane fa. Enrico Vettori che in quell'occasione ne mise 21. Ricordiamo Enrico Vettori, ragazzo giovanissimo, 19enne, 8 marzo 2004, vivaio TVB Treviso. Tanto Gatti dal nulla, senza ritmo, senza nulla, si inventa una bomba, grandissima bomba del capitano, canestrissimo, anche Gatti sorride per questa soluzione estemporanea. Che ridà il vantaggio alla Rucker. Cecchinato palleggia dietro la schiena, serve Antelli, si prende la bomba Antelli sul scadere dei 24, la bomba è sbagliata, tagliano fuori Chiumenti e Gatti, può partire il contropiede della Rucker, la Rucker che ha più tonnellaggio in campo e quindi deve stare attenta, bella rubata di Cecchinato, Superin che va fino in fondo, canestro all'Arsenio Lupin di Giacomo Cecchinato, 5 per lui in questo primo quarto che sta volgendo la fine, mancano 2 minuti circa. Padova torna avanti, si gioca davvero punto a punto questo primo quarto. Chiumenti, post alto per lui, recupera il pallone, Cacace si prende la bomba, la sbaglia, il rimbalzo è di Cecchinato, proprio lui, sportellate sotto canestro fra Molinaro e Cacace. Cecchinato cerca di passare in mezzo, giocata un po' troppo velleitaria stavolta, si va in contropiede con Cacace al ferro, canestro valido, grande salto da parte di Antelli per cercare la stoppata, stoppata che però arriva dopo che il pallone ha già toccato il tabellone, quindi il canestro è valido. Rucker che torna avanti di un punto, 18-17, difesa molto buona stavolta della Rucker su Cecchinato, contropiede letale e Cacace arriva al ferro, anche Mauro Zacchigna sul cubo del cambio, altro 19enne terribile della Rucker, anche lui bella partita qui al Palasacon contro Padova con 9 punti e anche una bella partita a Mestre contro Mestre. Tanto fallo fischiato a Perin, secondo fallo per Sebastiano Perin, non un ingresso da ricordare quello di Sebastiano Perin. Tanto c'è cambio, esce Jimmy Gatti ed entra Mauro Zacchigna, ingresso in campo anche per il numero 1 del vivaio, ricordiamo, della Vanoli di Cremona. In lunetta Scanzi, Scanzi in lunetta con la Rucker che ha già esaurito il bonus. Scanzi segna il primo, riporta le due squadre in parità, vediamo se con il secondo darà un nuovo cambio di vantaggio, l'ennesimo in questi primi 10 minuti. Il secondo va a segno, più uno Padova, 19-18. Perin per Cacace,
è Cacace a fare da play in questo momento. Perin, l'alto basso per Chiumenti. Chiumenti gioca con Vettori. Vettori si alza per la bomba, piedi a terra, si iscrive subito alla partita Enrico Vettori. Rucker che da tre punti fa male in questo primo tempo. Sono già 5 le bombe della squadra di coach Carrea in questi primi scampoli di stagione. 30 secondi alla fine, Cecchinato finta la bomba, lascia lì Vettori, si appoggia al tabellone, bel canestro di Cecchinato che direi è quello che ha più energia nelle file di Padova, arriva a quota 7 punti, ma è anche quello che riesce spesso a rompere il breakdown e a trovare una soluzione in superiorità. Sale Chiumenti per il pick and roll laterale, eccolo il pick and roll che però non si perfeziona con Vettori che mette palla per terra contro Cecchinato, riesce in qualche modo a servire Cacace, tiro fuori equilibrio di Alberto Cacace sulla sirena, canestrissimo anche per Alberto Cacace, finisce il primo tempo con la Rucker avanti di 2 punti, 23-21 con il 6° punto di Alberto Cacace, 6 li ha anche Gluditis, 5 Gatti, 3 Calbini e 3 Vettori, dall'altra parte 7 di un ispirato Cecchinato, 6 di Ferrari, 2 per Schiavon, Molinaro, Scanzi e Antelli, un bellissimo primo quarto qui al Palasacon, tanti cambi di lead nella partita. Padova è andata 4-0 iniziale, poi la Rucker è andata 5-4 e da lì un'alternanza di situazioni con canestri da 3 punti e da 2 punti da una parte e dall'altra. Bellissimo primo quarto, è volato via il primo periodo di questa partita, arbitri che hanno fischiato 2 falli in questo primo tempo a Perin e 2 anche al numero 19 Molinaro, loro due sono gli unici 2 giocatori in foul trouble, gli altri sono 3 giocatori della Rucker con un fallo e uno di Padova con un fallo. Siamo a riposo con gli arbitri che si dissetano, qui al Palasacone c'è sempre un'umidità comunque importante, fra l'altro oggi una giornata ancora calda e quindi la temperatura anche al Palasacone si è alzata, oggi una bella cornice di pubblico per essere una domenica pomeriggio. I ragazzi della Rucker in curva a cercare di dare manforte alla squadra, mentre c'è una presenza anche della Virtus Padova nel settore ospiti. Rientra in campo Tommy Oxilia insieme a Calbini, Zacchigna, Vettori e Chiumenti. Questa è la quintetto della Rucker che inizia il secondo periodo. Statistiche dei primi 10 minuti, 8 su 16 per entrambe dal campo, 3 su 6 per la Rucker da 2 e 5 su 10 da 3, 7 su 11 da 2 per Padova e 1 su 5 da 3 punti, 4 su 4 e 2 su 2, nessun errore ai tiri liberi, i rimbalzi sono 10 a 6 per la Rucker con i 3 offensivi a spiccare, di cui 2 di un ottimo Tommy Oxilia. Palle perse 4 per la Rucker e una sola per Padova. Padova ha un ottimo score oggi sulle palle perse. Massimo i punti in area. Padova ha 12 punti in area contro i 4 della Rucker. Questo ovviamente è una situazione importante nella partita. Si riparte, Rucker avanti di 2 punti, 23-21. Palla in mano in questo inizio di secondo periodo. Gli arbitri fischiano, si può cominciare. Zacchigna per Calbini. Palla in gioco. Antelli che non è mai uscito dal campo, intanto è entrato per Padova Bianconi con il numero 33, Padova ancora a zona, Calbini rompe il primo lato della zona, palla per Zacchigna, Mauro Zacchigna da 3 punti, massimo vantaggio Rucker 26-21, comincia subito con le marce alte la Rucker questo secondo quarto. Zona battuta da una ottima penetrazione e poi Vettori nel cercare di recuperare il pallone va a sbattere contro Antelli, lo fa carambolare sulla panchina di Padova, i due si danno il 5, nessun problema, Ferrari, Scanzi, Cecchinato, Antelli e Bianconi per gli ospiti, questo è il quintetto con cui è iniziato la partita, il secondo quarto, scusatemi, coach De Nicolao. Alberto Purrone consegna la palla
ha cecchinato per Scanzi, altra mezza ruota cercando il pick and roll centrale, palla nell'angolo di Scanzi, stavolta telecomandata per Vettori. Vettori parte in contropiede, brucia Antelli, grandissimo canestro di Enrico Vettori, flashata del numero 12 che arriva al ferro bruciando Antelli. Fallo ora proprio di Vettori, ma grande giocata della Rucker che in un amen trova 7 punti di vantaggio dalla parità, mini parziale di 7-0 a cavallo dei due quarti. Coach Carrea continua a chiamare i suoi all'attenzione massima. Antelli prova a appoggiarsi a Cecchinato. Vettori sale sopra il blocco di Ferrari e ancora una volta recuperano il pallone i ragazzi della Rucker, vanno in contropiede, pallone stavolta non buono per Zacchigna che prova ad andare a ferro, poi riapre per Calbini, la bomba è storta, è sbagliata, Chiumenti a rimbalzone, rimbalzo offensivo importante per la Rucker, Zacchigna si avvicina, finta il tiro, serve Calbini, si gioca con il cronometro, c'è fallo in attacco di Auxilia se non ho visto male. Blocco in movimento del numero 10 per cercare di liberare Calbini. Fallo di Tommy Auxilia che va a colloquio con l'arbitro cercando di capire. Poi c'è time out per Padova. José Nicolau chiama i suoi a rapporto. Carrea non è convintissimo della chiamata, lo fa sapere agli arbitri. Auxilia invece ha operato una protesta molto molto leggera. Time out con la Rucker avanti di 7 punti, 28-21. Come abbiamo detto, la Rucker è partita con le marce alte, soprattutto con la bomba di Zacchigna e il bellissimo canestro di Enrico Vettori. Padova che invece in attacco ha fatto un po' fatica cercando sotto canestro i centimetri dei suoi lunghi, che però non sono riusciti a trovare con facilità. Anzi, la difesa Rucker si è chiusa sempre molto bene recuperando due palloni. Padova ha perso due palloni ad inizio del secondo quarto, cosa che non aveva fatto in tutto il primo quarto. Arbitri che richiamano le squadre in campo, come sempre i due coach rubano qualche secondo al minuto di sospensione. Si rientra. Chiumenti parla con Auxilia e poi invece Auxilia va a chiedere a Calbini qualcosa. Intanto coach Carrea si rivolge verso la panchina per spiegare qualcosa che non gli è tornato, probabilmente in qualche azione offensiva. Padova in attacco con Scanzi che finta il tiro da tre punti contro Chiumenti, mette palla per terra, finta la giocata, poi serve Bianconi con Auxilia che mette le mani sul cuoio, impedisce il tiro a Bianconi che poi riesce a tenersi il pallone in mano, ora se lo prende il numero 33, lo sbaglia, volano a rimbalzo Calbini e Vettori. Palla per Zacchigna che mette anche lui palla per terra, si accentra, cerca Calbini con Scanzi, vecchia volpe che stava per recuperare il pallone, ora c'è una bellissima spaziatura per la bomba di Vettori che entra ed esce, falli, e il fallo è per Antelli stavolta. Antelli è lui a non essere convinto della chiamata del direttore di gara. Antelli, sostituzione Padova. Coach Carrea ha visto qualcosa di Tommy Auxilia che non gli è piaciuto ed è andato subito a rimarcarlo al suo numero 10. Intanto c'è un cambio, entra Federico Osellieri con il numero 16, da cambio a Giacomo Cecchinato. Cecchinato che come Antelli e Ferrari non era mai uscito dal campo. E ci sta anche un po' di riposo. Zacchigna non riesce a prendere il pallone per provare subito il catch and shoot. Eccolo liberato dal buon passaggio di Vettori. Il tiro è sbagliato, ma la costruzione era molto buona perché Zacchigna ha preso un tiro piedi per terra da solo. Come Scanzi si prende il tiro piedi da terra da solo. Solo che stavolta è Scanzi a segnare il canestro da tre punti. Bel canestro di Padova che ritorna a meno 4. Transizione veloce. Liberato Scanzi per la bomba piedi per terra. Bomba a segno, la bomba se la prende anche Calbini, altro pallone che entra ed esce, Rucker che però tira velocemente da tre punti nei primi secondi dell'azione. Chiaramente le percentuali diranno tutto di questa partita della Rucker. 1-2 tra Antelli e Scanzi, Scanzi contro Auxilia, poi va nell'angolo per Bianconi che si prende un backdoor, lì c'è la linea di fondo ostruita,
e quindi Vettori può andare in transizione, si ferma per Chiumenti, Auxilia sale a ricevere, mezza ruota per il numero 10, serve Calbini, si torna nel lato cieco verso Chiumenti, Chiumenti con Bianconi che abbassa la mannaia, commette fallo, primo fallo per Corrado Bianconi. Sostituzione Rucker. C'è cambio per la Rucker, esce Chiumenti, abbassa il quintetto ed entra Kristaps Gluditis, dall'altra parte rientra Molinaro per uno stanco Ferrari. Gluditis è lettone, ha giocato nel Tkachek in Lega Baltica con 14 punti, 3 rimbalzi e 4 assist di media. Eccolo Gluditis, sale, catch and shoot maestoso di Gluditis che rientra in campo, 9 per lui, la palla esce come seta da quelle mani. Terza bomba per il numero 11. Bellissimo ribaltamento stavolta di Padova con Bianconi che si prende la bomba, piedi per terra, sbagliata ma bella giocata, poi Bianconi di esperienza blocca la transizione di Zacchigna, 1-2, Zacchigna e Auxilia, Auxilia si gira, sale in post alto, ricordiamo che Auxilia giocava 2-3 l'anno scorso, quest'anno gioca praticamente da 4, visti anche i problemi delle Rucker davanti, prova Calbini una penetrazione, è brava stavolta Padova a intercettare, vola Auxilieri in contropiede, poi si deve fermare perché Vettori gli blocca la linea di penetrazione del ferro, Auxilieri tiene tanto il pallone in mano, serve Scanzi che non ha ricezione profonda, c'è fallo di Vettori che si allaccia al braccio di secondo fallo per Molinaro. Sostituzione Rucker. Proprio Vettori esce dal campo ed entra Alberto Cacace. Buoni minuti per Enrico Vettori. Alberto Cacace, ex a 2 con Latina. 10 su 28 da 3 con la squadra in A2. Ricordiamo che per Cacace è un'esperienza in mondiali under 19 in Grecia. Qualche anno fa. Penetrazione al ferro, bello scarico per Antelli con Calbini che gli blocca la visuale, Antelli sbaglia il tiro, Zacchigna va a rimbalzo, c'è il fallo di Bianconi stavolta, lo aveva già fatto prima. Fallo grazie. Di Bianconi, secondo fallo personale. Sostituzione Padova, esce Bianconi, Traius. Entra intanto Marco Ius per Padova. Antelli passa sopra il blocco di Gluditis con Calbini che porta palla. Gluditis stavolta gli ha impedito il tiro e ora serve Auxilia che si mette in proprio da 3 punti. Tommy Auxilia! E la Rucker vola a più 10, doppia cifra per la Rucker che ha delle spaziature per trovare il giocatore libero da 3 punti molto molto interessanti. Questo è un marchio di fabbrica di coach Carrea, errore sotto misura di Molinaro, parte la 4% della Rucker, infrazione di passi da parte di Zacchigna che non arriva al ferro sul primo tentativo, si ferma, riparte, infrazione di passi corretta fischiata dai grigi sotto canestro. Il fischio è arrivato da parte di sempre di Alberto Purrone, primo arbitro del match, via di Mantova. Lorenzo De Ascentis invece viene da Cremona. Auxilieri per Antelli e Scanzi. 5 minuti da giocare prima dell'intervallo lungo. Antelli e stavolta c'è fallo fischiato a Molinaro, è il terzo fallo per il numero 19 in maglia nera, si lamenta tantissimo Molinaro, l'arbitro con molta tranquillità gli spiega il motivo del suo fischio, un blocco in movimento, ha cercato di muoversi, probabilmente ha spostato con il braccio, il terzo fallo di Molinaro è sicuramente un momento importante per la partita della Virtus, chiama subito time out coach De Nicolao. Si va il time out con la Rucker avanti 34-24, il parziale del quarto dice 11-3. Ricordiamo che all'ingresso c'è la possibilità di comprare le nuove sciarpe e qualche gadget della Rucker con le stelle di bianco-nero. Thank you.
Time out in corso qui al Palasacon, 4:57 da giocare, 34 Rucker San Vendemiano, 24 Virtus Padova, con 9 di Kristaps Gluditis, 6 di Cacace, 5 di Vettori e Gatti da una parte, 7 di Cecchinato, 6 di Ferrari e 5 di Scanzi dall'altra. Loro sono i migliori marcatori della partita. Si rientra in campo Auxilia Cacace Perine, Gluditis Zacchigna, dall'altra parte Ferrari, Ius, Scanzi, Osellieri e Antelli, squadra molto piccola in questo momento per Padova in campo. Altra zona chiamata fronte dispari da parte di Ferrari. Subito Jimmy Gatti sul cubo del cambio dopo la richiesta di zona. Palla persa con Gluditis che serve male Cacace, chiede scusa subito il numero 11. Esce Zacchigna per Jimmy Gatti. Antelli con il pallone in mano, il numero 16 che è Osellieri, palla nell'angolo con ancora Antelli che si mette in proprio, il tiro è corto, poi si lascia andare il numero 10, stavolta non niente, fallo, flesciata ancora di Perine per Gluditis che guarda Gatti, Gatti è libero, non può non prendere questa bomba, non può non segnare questa bomba, piedi per terra del capitano, sono 8 per lui. Altra bomba della Rucker, più 13, il vantaggio della squadra di casa. Coach De Nicolao si gira sconsolato verso la sua panchina. Perin chiedeva all'arbitro un probabile tocco con il piede sulla riga laterale, non visto. Ora si va in post passo per Padova. Ribaltamento del lato per Osellieri, Osellieri torna nel lato chiuso con Antelli che batte sul primo passo l'avversario, deposita stavolta bene a canestro il quarto punto della sua partita, il 26esimo di Padova che si sblocca dopo tanti minuti fermo a quota 24. Palla avanti con Auxilia in post alto, sale a servire Cacace torna in post basso da Auxilia, arriva Ferrari con un attimo di ritardo, colpisce sul braccio Tommy Auxilia, fallo per lui, è il primo fallo per il numero 14 di Padova. Ferrari non prende molto bene questo fischio da parte dell'arbitro, bonus esaurito e quindi Tommy Auxilia in lunetta. Primo viaggio dalla linea della carità per il nostro numero 10. Palla che non tocca neanche il ferro, Auxilia se la ride con i suoi compagni. Poi si tocca le scarpe, probabilmente un po' di sudore sui polpastrelli ha impedito a Tommy di tirare bene questo tiro libero. Però non è corto anche questo, due brutti tiri liberi di Tommy Auxilia, però Gluditis cerca subito di recuperare il pallone. Scanzi batte Auxilia sul primo passo, sbaglia il tiro, volano tutti a rimbalzo, vediamo di chi è il pallone, fallo di Gluditis che impedisce ad Antelli di arrivare sul pallone, si accusa del fallo il nostro numero 11. Bel passo di in partenza di Osellieri, poi Ferrari deve girare intorno all'area perché è tutto chiuso, allora Osellieri si prende la bomba sbagliata con ancora Auxilia a rimbalzo. Auxilia poi mette palla per terra, lui che comunque è un piccolo di ruolo. Gluditis, piedi per terra, il tiro è sbagliato. Ferrari mette palla in mano a Osellieri, prova a partire il contropiede di Padova per cercare di recuperare un po', ma è bravissimo Cacace a oscurare la valle. Puoi andare in contropiede, fino al ferro, Alberto Cacace, box to box, 8 per lui, 39 Rucker, 26 Padova. Chiumenti sul cubo del cambio. Antelli tutti i minuti in campo finora per il numero 10, Scanzi, la bomba, piedi per terra, entra ed esce, tap out che garantisce un nuovo rimbalzo offensivo a Padova con Osellieri che prova a mettere palla per terra, poi però si ferma, gioca con il cronometro, stavolta Scanzi, va fino al ferro, serve Ius, Ius palla in mano per Osellieri che si prende una bomba allo scadere, senza ritmo, sbagliata,
Il rimbalzone è di Perin stavolta. Perin, palla in mano, serve Cacace. Cacace, serve noi, che però non giochiamo con lui. Passaggio troppo lungo stavolta. Cambi, escono, entrano Chiumenti e Vettori ed escono Gluditis e Oxilia. Per Padova, out Ius in campo Bianconi. Esce Ius ed entra Bianconi per Padova. 2 minuti da giocare prima dell'intervallo lungo. Praticamente un 2 minutes warning del football americano. 39 Rucker, 26 Padova. Primo tempo molto godibile, il secondo Padova ha avuto grosse difficoltà offensive, solo 5 punti fin qui. Rucker invece è andata via in come un diesel, con le marce alzando appena appena le marce, è riuscita a scavare 13 punti di gap. Ora però è Padova con la palla in mano, cercando di rientrare anche mentalmente in questa partita. Antelli, buon passaggio sotto, canestro e fallo di Ferrari. Eccolo il gioco che ci voleva per i ragazzi in maglia nera per rientrare, come dicevo, anche emotivamente in partita. Primo fallo di Chiumenti, che aveva perso il numero 14. Ferrari va in lunetta per chiudere il gioco da 3 punti. Coach Carrea è molto arrabbiato per questo errore difensivo dei suoi. Ferrari in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Tiro libero a segno, Ferrari chiude il gioco da 3 punti, diventa il miglior marcatore di Padova e della partita insieme a Gluditis a quota 9. Ancora zona, Padova gioca tantissime azioni a zona. Vettori schiaccia nell'angolo per Cacace. Chiumenti prende possesso della sfera, serve Gatti, libero da 3 punti, a segno ancora Jimmy Gatti, gran movimento di Alberto Chiumenti che porta a spasso la difesa, serve Gatti assolutamente solo, ridà 13 punti di vantaggio a una Rucker che segna tanto. 42 punti in 19 minuti, fallo fischiato a Vettori o a Chiumenti, vediamo cosa dice l'arbitro. Fallo del numero 12, Enrico Vettori. Carrea non è per nulla d'accordo. Terzo fallo per Vettori. Carrea prima va a dare il 5 all'arbitro dicendogli sì, ho capito, e poi però viene ammonito dall'arbitro perché è la seconda protesta, fa segno. Padova in lunetta perché il bonus è esaurito. Ferrari, meccanica di tiro un po' particolare, quella del numero 14, si blocca a metà movimento e poi tira con una sola mano lasciando il pallone con la mano di appoggio. Due su due di Michele Ferrari, arriva a quota 11, 3 su 3 dai liberi per lui, 5 punti consecutivi per il numero 14, tengono Padova a 11 lunghezze, c'è cambio, esce Vettori con 3 falli e rientra Mauro Zacchigna. Cacace è lui a portare palla, ancora zona 3-2. Ovviamente sfidano al tiro da 3 punti i giocatori di Padova, quelli della Rucker. Perin si avvicina al ferro, il tiro è morbido ma è sbagliato. Chiumenti, rimbalzissimo. Gatti se la sente da 3 punti, tiro è sbagliato ancora. Volo Cacace, rimbalzone di Cacace che poi è sfortunato perché mentre sta tirando gli sfugge la palla dalle mani. Palla persa della Rucker, gran movimento di forza di Cacace che va su fortissimo per prendersi il tiro in sospensione, la palla gli sfugge dalle mani ed esce dal fondo, quindi Padova ha un nuovo possesso offensivo per tornare alla fine di questo quarto sotto la doppia cifra. Antelli si ferma contro Zacchigna, è sfortunato perché la palla esce, Zacchigna invece è bravissimo ad andare in contropiede contro Scanzi, gli si gira davanti, Scanzi si ferma, commette fallo, Zacchigna deraglia a terra, Scanzi si accusa subito del fallo. Va a battere 5 all'arbitro De Ascentis, la esperienza di Andrea Scanzi comunque per evitare che Zacchigna andasse indisturbato al tabellone. Manda in lunetta proprio il nostro numero 1.
segna il primo Mauro Zacchigna, 4 per lui finora in partita, 4-3-3-1, 30 secondi da giocare, il secondo gira sul ferro ed esce Rucker, che ancora non ha fatto entrare Di Emidio, probabilmente piccolo infortunio per il nostro numero 13, palla persa banale sulla via Cecchinato Antelli stavolta, e quindi coach di San Vendemiano chiama time out per disegnare sulla lavagnetta un attacco che potrebbe essere l'ultimo per la Rucker di questo primo tempo. 27 secondi da giocare, discrepanza di 4 secondi e mezzo fra il cronometro della partita, 3 secondi e mezzo fra il cronometro della partita e quello dei 24. Un primo tempo molto gradevole qui al Palasaccon, molto molto gradevole davvero. Ricordiamo anche i punteggi parziali, così poi non li ricordiamo. La fine del primo tempo, Michele Ferrari a quota 11, miglior marcatore della partita insieme a Nicolò Gatti, anche lui a quota 11. Per Padova ce ne sono 7 di Cecchinato, per la Rucker 8 di Cacace e 9 di Gluditis. Si rientra in campo? Ultimo sciottino del primo tempo, 27 secondi e 3 da giocare. Gatti per Calbini, che è rientrato in campo contro Cecchinato. Gatti in punta, vediamo come si sviluppa l'ultimo attacco del tempo per la Rucker con Calbini che guarda e fa passare il cronometro giustamente. Quarto di campo concesso a Calbini, ora arriva il pick and roll per Chiumenti. Calbini parte in flesciata, serve Chiumenti che con il fisico va a tirare quasi alla scadere. Antelli ha modo forse di prendersi una bomba da metà campo, la prende, la sbaglia, finisce il primo tempo. Rucker 43, Virtus Padova 31. Un bel primo tempo qui al Palasaccon. Padova che ha provato nel primo tempo a rimanere a contatto, 23-21. Poi la Rucker ha dato uno strappo fino al 34-23 e lì poi la partita si è incanalata. La Rucker l'ha controllata finora e siamo a questa fine del primo tempo. Rucker avanti di 12 qui al Palasaccon in questa prima giornata del campionato di Serie B, girone B. Noi andiamo in pausa e ci risentiamo fra 10 minuti per il secondo tempo. Arbitri di questa sera sono, dicevamo, Lombardi, Alberto Purrone di Mantova e Lorenzo De Ascentis di Cremona. Hanno arbitrato bene fin qui, infatti problemi di falli ce ne sono per due giocatori e sono Vettori della Rucker a quota con 3 falli e dall'altra parte Lorenzo Molinaro, anche lui con 3 falli. Loro due sono i giocatori in difficoltà sul tabellone dei falli. Ci sono due giocatori con 2 falli per la Rucker, sono Gluditis e Perin. Dall'altra parte con 2 falli c'è anche Bianconi. Padova che ha giocato parecchie azioni a zona 3-2 sfidando la Rucker al tiro da 3 punti. Rucker che se li è presa coi tiri da 3 punti, segnandone appunto 10 su 21. Questo è anche il dato importante dei tiri da 3 punti della Rucker. Rucker che nella partita qui giocata contro Padova, vinta per 82-75, di tiri da 3 punti ne ha tentati 25, quindi praticamente in un quarto. La Rucker ha segnato gli stessi punti, ha tirato le stesse volte da 3 punti quasi dell'intera partita della Supercoppa. Si rientra, vediamo anche i quintetti con cui si parte. La Rucker parte con Calbini, Gluditis, Oxilia, Calbini, scusatemi, Cacace, e vediamo l'ultimo, è Capitan Jimmy Gatti. Ripetiamo quindi Calbini, Cacace, Gatti, Oxilia e Gluditis. Dall'altra parte c'è Capitan Schiavon che dopo i primi 5 minuti si è seduto in panchina e non è più rientrato per Padova, insieme a Molinaro, a Dantelli, a Cecchinato e a Ferrari. Antelli ha 20 minuti sul parquet, Ferrari 18 praticamente, loro due sono gli staccanovisti di Padova, 15 quasi, 14 e mezzo anche per Scanzi.
12 per Cecchinato. Rucker invece ha Cacace come uomo maggiormente impiegato sul parquet con 16 minuti, Gatti con 13. Si riparte, palla in mano per Padova in maglia nera con bordature verdi, Rucker invece in maglia bianca con le classiche spalline bordate di nero. Subito il post passo cercato per Molinari contro Gluditis, si gira Molinari, serve per il taglio Ferrari con Cacace che lo stoppa, probabilmente era fallo. L'arbitro non lo fischia. Movimento di Cacace che ha fatto scendere il braccio, probabilmente ci poteva anche stare il fischio da parte degli arbitri. Arbitri che invece preferiscono lasciar correre. Gluditis va a sbattere contro Molinaro. La palla è un po' pigra stavolta di Gatti ed è recuperata da Padova con Schiavon che si ferma da due punti. Da due punti il tiro di Schiavon, se non ho visto male, infatti da due punti il tiro del capitano di Padova. 4-3-3-3. Rucker che è partita con un primo attacco non proprio ben giocato. Calvini nell'angolo, la flashata per Cacace, il tiro è sbagliato, Molinaro fa la voce grossa al rimbalzo, Padova può correre, deve cercare di recuperare il più possibile in questi primi minuti Padova per rientrare saldamente in partita. Palla sotto per Ferrari, recuperata da Gatti e Cacace, palla persa stavolta banale per Padova, c'è una bellissima transizione di Gluditis che finta il tiro da tre punti, serve Auxilia. Solo sotto il tabellone, due facili per il numero 10. Tommy Auxilia, ex A2 a Ravenna e Forlì, le due sue ultime destinazioni. È stato finto il tiro Cecchinato, buono il raddoppio tra Calvini, tra Cacace e Gatti. Ora però Ferrari è lasciato solo colpevolmente sotto, si mangia un gioco da tre punti Ferrari appoggiando debolmente al ferro. Gluditis commette fallo, è il terzo fallo anche di Gluditis. Coach Carrà è costretto a chiamare subito il cambio, anzi no. Ferrari si ferma. Due tiri liberi per Ferrari. 3 su 3 liberi nel primo tempo per il numero 14. Che le Ferrari che dal 2018-2019 veste la maglia della Virtus Padova. Altro tiro libero a segno, 4 su 4, 12 per lui in partita. Ferrari a segno con un altro tiro libero, 5 su 5 per lui, 13 punti per lui e torna a più 10 per la Rucker. Ferrari che aveva segnato 16 punti anche nella partita di Supercoppa. Tanto Cacace in punta con Schiavon che lo segue, Gluditis serve sotto Auxilia, raddoppiato e palla persa della Rucker. Rucker che non ha cominciato benissimo in attacco. Stato Cecchinato, finta il tiro, palla toccata da Antelli per ultimo, sì, stavolta è corretta la decisione dell'arbitro, ben chiamata, peccato per il numero 10 di Padova, sfortunato, aveva le braccia alte sulla deviazione del giocatore rucherino. Vettori in campo per Gluditis con tre falli, si accomoda in panchina il lettone, non contento della chiamata arbitrale. Perin gli fa vedere il segno 3 come numero dei suoi falli, motivo per cui è stato richiamato in panchina. Palla per Cacace che batte Molinaro sul primo passo, però non ha la posizione corretta per chiudere il tiro e quindi il pallone è ben giocato nell'angolo per Cecchinato che segna da tre punti. Padova è viva e torna a meno 7, inizio di Padova importante con il 7-2 di parziale che riporta Padova a 7 punti di distanza. Rucker si è raffreddata in attacco, deve stare molto attenta la squadra di coach Carrea. 6 secondi, 5 secondi, palla ferma, Calvini serve prendere un tiro fuori equilibrio, lo sbaglia, attenzione perché Padova rischia di fare un patatrack, invece Molinaro recupera il pallone, quindi altro possesso per Padova per tornare prepotentemente in questa partita. Perin sul cubo del cambio, c'è fallo fischiato in attacco a Molinaro ed è il quarto fallo per Molinaro. Movimento sospetto, era volato via Calvini.
Time out. E c'è time out per coach Carrea. Coach De Nicolao non è per nulla convinto dalla chiamata arbitrale, lo fa capire chiaramente agli arbitri, richiamati tutti in campo. Probabilmente arriverà il richiamo ufficiale per coach De Nicolao. Protesta troppo vibrante. E eccolo l'avvertimento ufficiale alla panchina. E ora arriva il time out. Ancora il numero 19 in maglia nera a spiegarsi. Sinceramente sembrava però un movimento sospetto quello del numero 19 questa volta. Si riparte dal time out con le due squadre a colloquio con i loro allenatori. Vediamo se la Luca riuscirà da questo time out con una nuova ritrovata verve offensiva, verve che in questi primi 3 minuti e mezzo del terzo periodo ha decisamente perso. Gatti ancora a colloquio con gli arbitri. Di Emidio entra in campo per cercare di parlare con i suoi compagni. Rucker che si è proprio spenta anche a livello di energia. Vediamo se Padova riuscirà ad approfittare di questo momento, magari tornando in partita. Si torna a zona per Padova, ancora zona 3-2. Una costante per i ragazzi di coach De Nicolao, anche perché hanno tanti minuti in campo e quindi probabilmente li aiuta anche a rifiatare. Perin con il pallone, finta il passaggio in post basso, poi va in post basso dall'altra parte da Gatti che si gira sul perno, ha raddoppiato Jimmy, deve servire Calbini, pista la linea laterale, Calbini, altra palla regalata dalla Rucker a Padova. Errore di Lorenzo Calbini, palla persa, Rucker completamente ferma in questo inizio di terzo periodo. Chiama schema 3 Antelli contro Perin. Schiavon, arresto e tiro di Schiavon, tiro è sbagliato, fuori ritmo, stavolta forse un po' frettoloso il capitano di Padova, garantisce un facile rimbalzo alla Rucker, si va in penetrazione, Calbini va a sbattere proprio contro Schiavon, commette fallo il numero 5 in maglia nera, prende una botta all'interno del ginocchio, si massaggia però nulla di grave. Cambi in difesa, sale Calbini a ricevere il pallone, il numero 77 della Rucker, sono nei lati, ci sono tagli però la palla di Auxilia per Perin, è letta molto bene da Scanzi che va in post basso da Ferrari, Ferrari per Schiavon, stavolta Schiavon non tira, allora si torna in punta, si cambia lato per Cecchinato che batte sul palleggio l'avversario, arriva fino al ferro e segna, poi fa anche la voce grossa contro Auxilia. Fa vedere i due punti, Cecchinato a Auxilia, Padova è in partitissima a meno 5, Auxilia si gira sul perno, riesce a recuperare il pallone uscendo, palla per Perin che si prende una bomba senza ritmo, Rucker completamente andata in barca in maniera offensiva, 5 minuti di nulla, solo un canestro fin qui, poi però Schiavon la palla gira molto bene per Cecchinato che si ferma, cambia lato per Schiavon, la bomba del capitano a segno, Padova! Torna prepotentemente a meno 2, il parziale è di 12-2 ad inizio del terzo periodo. Rucker che se n'era andata, Rucker che deve ricostruire la partita da capo perché Padova l'ha imbrigliata in difesa e la Rucker ora non riesce più a segnare in attacco. Altra bomba sbagliata da Gatti. Terzo periodo che fin qui si sta dimostrando criptonite pura per la Rucker. Ancora Antelli, pallone alto basso per Ferrari, Gatti bravissimo con i piedi per terra, la bomba di Schiavon stavolta non va a segno, poteva essere addirittura il vantaggio per Padova.
bomba sbagliata e ora vediamo cosa costruisce la squadra di coach Carrea. Palla per Auxilia in post basso, Auxilia spinto da Schiavon, secondo fallo di Schiavon, entrano Zacchigna e Chiumenti, escono Cacace e Auxilia. In campo Zacchigna e Chiumenti. Rucker alza il quintetto mettendo un 4 che comunque ha mani educate come Zacchigna e un pivot classico come Chiumenti. Calbini, palla in mano, si avventura al centro dell'area, è bravo a tenere il pallone. Gatti da 3 punti, un cross praticamente sulla sirena, non tocca il tabellone, vince la battaglia difensiva Padova, infrazione di 24 secondi per la Rucker, ferma da praticamente 6 minuti. Pallone in mano a Ferrari contro Chiumenti, Ferrari punta il ferro, passa sotto le mani del nostro numero 7, segna un bellissimo canestro, è già a quota 15 Michele Ferrari e Padova chiude il gap da meno 12 a pari. Altro errore offensivo del numero 77 Calbini, c'è fallo di Calbini con l'anca, fermata la transizione di Padova. Calbini. Booker è entrata davvero in maniera negativa, ci ricorda il quarto di Mestre in cui in Supercoppa la Rucker si è fermata completamente nel terzo periodo, salvo poi riuscire a ripartire nel quarto, ma la Rucker è completamente in difficoltà. C'è fallo prima del tiro da parte di Perin, è il terzo fallo anche per Perin. Terzo fallo per Sebastiano Perin. Calbini ha colloquio con coach Carrea, l'ex Teramo. Tanto c'è un altro fallo di Perin, è il numero 4, se non ho visto male, per Seba Perin. Quarto fallo per Perin, deve rientrare Gluditis. Ora gli arbitri hanno caricato la Rucker di falli in questo inizio di periodo. Blocco in movimento, esce Seba Perin e rientra Kristaps Gluditis. Rucker in evidente difficoltà. Partita inequivocabile 14-2 per Padova in questo terzo periodo. Bomba senza ritmo da parte di Cecchinato, rimbalzo lungo fortunato stavolta per Antelli. Antelli con Gatti che perde un giro difensivo, palla per Scanzi che batte sul palleggio, l'avversario serve Ferrari e Padova chiude addirittura la rimonta, è avanti di 2, ora è 16-2 il parziale in 6 minuti e 56 secondi. Giustamente fa festa settore degli ospiti di Padova, felicissimi per questa rimonta nel terzo periodo che sta portando Padova addirittura avanti di 2 punti, 47-45. I 17 punti di Michele Ferrari e i 12 di Cecchinato hanno guidato praticamente insieme ai 7 di Schiavon da soli una rimonta di Padova incredibile, soprattutto incredibile perché la Rucker non segna più ed è questo il vero problema, perché Padova sta facendo il suo, sta facendo un quarto da 16 punti in 7 minuti, la Rucker invece ha quota 2 punti in quegli stessi 7 minuti. Rucker che si è veramente fermata, a parte i 2 punti di Auxilia da solo sotto tabellone. Si rientra in campo, rientrano i giocatori della Rucker, Gatti, Zacchigna, Calbini, Gluditis e Chiumenti.
si rientra in campo con Calbini con il pallone, palla sotto per Chiumenti che si gira, alza il pivottone nostro, il gancio, gancio che va a segno, si iscrive a referto anche Alberto Chiumenti, parità subito, canestro immediato nei primi secondi dell'azione. Coach Carrea non ha mai comunque alzato il volume della radio con i suoi ragazzi. Zacchigna contro Scanzi, tiene di fisico Scanzi, poi serve Cecchinato che si avvicina al ferro, stavolta è corto il pallone del numero 9 che poi recupera un grande rimbalzo offensivo e poi dietro la schiena serve i suoi compagni dando un extra possesso, 8 secondi, 7 secondi, mismatch, Antelli contro Chiumenti, Antelli se lo sfrutta, prende il tiro, la palla rimbalza sul ferro e va fuori, grande giocata però di Cecchinato prima, rimbalzo offensivo fra tre avversari e poi passaggio dietro la schiena a servire i suoi compagni verso la linea di metà campo, palla persa da Padova, il Rucker che può tornare in vantaggio, fallo quasi involontario, il colpo di Cecchinato su Gatti, non poteva esimersi l'arbitro dal fischiare il fallo, botta sull'occhio parte di Cecchinato, entrambe le squadre con quattro falli, la prossima infrazione genererà tiri liberi da una parte e dall'altra, Calbini batte Schiavon, poi va a sbattere contro l'avversario, Chiumenti sbaglia un calcio di rigore in movimento, errore di Chiumenti da sotto il tabellone, questa volta con poca qualità, c'è fallo, no, palla toccata forse con la gamba e quindi infrazione di piede. Sì, infrazione di piede fischiata a Gluditis. Siamo un po' impallati, quindi non siamo riusciti a vedere subitissimo la cosa. Poi Gluditis si è subito accusato dell'errore. Intanto Zacchigna non riesce a fermare un'ottima penetrazione di Antelli che si appoggia al tabellone e segna altri due punti. Padova è ancora avanti di due. Palla sotto per Chiumenti. Passaggio cieco per Zacchigna. Fallo di Antelli che battezza il tiro da tre punti di Zacchigna. Antelli, scusatemi, Zacchigna invece lo brucia e Antelli è costretto al fallo. Rientra Cacace. Sostituzione Rucker. Vediamo per chi. Per Gatti. Esce Jimmy Gatti con l'occhio pesto. Probabilmente il colpo è molto forte. Gatti dice di non riuscire a vedere bene. Era in panchina che si fa curare dal fisioterapista Giulio Amistani. Tanto Zacchigna segna il primo tiro libero. Il secondo balla sul ferro ma esce, quindi Padova rimane in vantaggio e ha la palla in mano per andare sopra il possesso di distanza. Cecchinato, palla per terra. Scanzi. Fade away, il tiro è sbagliato, Calbini a rimbalzo non contestato da nessuno, ancora Calbini per Cacace, Cacace sotto per Chiumenti che sbaglia il tiro ancora, secondo errore di Alberto Chiumenti da sotto, Cecchinato si mette in proprio, alza la parabola ma sbaglia, vola via Chiumenti a rimbalzo, Ferrari da solo, segna due punti che arriva a quota 19, Padova a più 3. Padova ha avuto un massimo vantaggio di 4 punti sul 4-0 iniziale, ora è più 3, ma l'inerzia della partita in mano sembrava incredibile, fallo in attacco di Zacchigna. Fallo in attacco di Zacchigna e ora l'inerzia è tutta per Padova, la Rucker deve ricostruire una partita che aveva in controllo alla fine del primo tempo sul più 12. Quarto in cui la Rucker veramente sta facendo fatichissima, soprattutto in difesa, non solo in attacco. Il parziale dice 20-5 per Padova. Padova con la palla in mano. Scanzi guarda il cronometro, ma c'è una discrepanza importante, 8 secondi fra i due cronometri, Scanzi si mette in proprio, prova a girare sul perno, infrazione di passi, bellissima difesa di Lorenzo Calbini,
difesa molto molto importante. Escono Zacchigna e Cacace e rientrano Gatti e Perin. Gatti. Perin a rimettere in gioco. Mancano 16 secondi. Vediamo se la Rucker avrà un possesso di qualità in questi 16 secondi per finire il terzo quarto meglio di come lo ha continuato in tutta la partita. Gluditis palla per terra, batte sul palleggio l'avversario, arriva il ferro, Kristaps Gluditis, tiro sulla scadere, palla corta, Rucker chiude il quarto sotto di un punto dopo essere stata sopra di 12 all'intervallo. 20-7 il parziale, Rucker che però rimane in linea di galleggiamento grazie al punto numero 11 di Kristaps Gluditis. E ora vedremo gli ultimi 10 minuti, che saranno davvero emozionanti perché le due squadre sono di nuovo punto a punto. Sarà un ultimi 10 minuti di fuoco, li godremo qui su LNP Pass. Un minuto al rientro in campo delle squadre, 19 di un ottimo Michele Ferrari, partitona per lui. Vediamo anche le statistiche. La Rucker che aveva 10 su 21 da 3 punti, ora è 10 su 26, 18 su 44 dal campo, 19 su 47 per Padova, i rimbalzi sono 29-27, Padova ha preso 12 rimbalzi in un unico quarto ed è questo il dato fondamentale della partita secondo me, perché quelli che nel primo tempo erano 7 rimbalzi offensivi sono diventati solo 8, un unico rimbalzo offensivo per la Rucker a fronte di ben 12 rimbalzi difensivi di Padova che sta giocando ha giocato il terzo quarto perfetto perché è riuscita a chiudere il gap, ad andare anche in vantaggio e ora a mettere tutta la pressione sulla squadra di casa. Tutto quello che serviva a Padova è successo, ora è la Rucker che deve costruirsi la vittoria con tanti falli perché Perina ha 4 falli, Gluditis ha 3 falli. Tre falli li ha anche Vettori. Si parte con Vettori in campo insieme a Gluditis, Calbini, proprio Calbini va fino in fondo, arma la mano di Vettori dall'angolo, il tiro entra ed esce, tiro con poca parabola, sfortunato stavolta Enrico Vettori perché la palla sembrava ben destinata, era una bella conclusione da tre punti generata da una penetrazione di Calbini che aveva generato spaziature importanti. Intanto Schiavon cambia il lato, deraglia Antelli, Calbini si chiede come mai sia arrivato un fallo. Calbini va a parlare con l'arbitro, stavolta fallo fischiato al nostro numero 77 che non è stato ben digerito da coach Carrea. Ferrari per Antelli, Antelli per Schiavone che gira dietro Vettori che ritorna di fisico, altro fallo fischiato. È il quarto fallo per Vettori. Rucker che fa fatica ora, il punteggio è 151 pari, ma secondo me è 50-51.
Tiracciati torna ad essere 50-51 il punteggio, c'è stato un errore di tabellone, intanto tiraccio sullo scadere dei 24 da parte di Padova, stavolta la battaglia difensiva la vince la Rucker con Capitan Gatti che va subito a fare la voce grossa insieme ai suoi compagni cercando di riconnetterli alla partita anche mentalmente. Luditis, palla in mano, Chiumenti, servito sotto canestro, raddoppiato, c'è fallo da parte di Antelli, se non ho visto male, no, di Cecchinato, terzo fallo per Cecchinato, deve rientrare subito Scanzi, vediamo chi esce, esce Schiavon, entra Scanzi, rimessa in zona d'attacco per la Rucker. Chiumenti riceve Calbini, finta il tiro, serve Gluditis da 8 metri! KG11! Kristaps Gluditis! 14 per lui e la Rucker torna avanti di 2 con la bomba del lettone, con la maglia numero 11. Pallone molto bello, ancora di Cecchinato per Ferrari, grande giocata di Padova, bellissima il servizio dietro la schiena con Ferrari che riesce a trovare il possesso del pallone, grande servizio, grande conclusione per Padova che torna in parità. Calbini isolato sul quarto di campo, entra fino in fondo, serve Gatti, non c'è il canestro, c'è fallo fischiato a Padova, Padova con... Sì, chi ha fatto fallo come lo so perso? Fallo di Antelli. Terzo fallo per Antelli, sostituzione... Intanto c'è cambio, Cacace rientra per Vettori con 4 falli. Calbini per Gatti, Gatti mette palla per terra, cerca una soluzione per Chiumenti, lasciato libero, buco difensivo di Bianconi, Chiumenti va al ferro, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta col tiro libero, supplementare, Bianconi torna subito in panca, deve rientrare Molinaro con 4 falli, canestro importantissimo questo di Chiumenti che riporta avanti la Rucker. 8-0-6 da giocare, Chiumenti sulla linea della carità. Tiro sbagliato da parte di Chiumenti. Quindi rimangono 2 le lunghezze di vantaggio della squadra di casa, 5-5-5-3. Molinaro contro Gatti, mette palla per terra, tipo play. Poi però serve Calbini che va in 1 contro 0. Arriva il ferro, si appoggia alla tabella. La Rucker ha una fiammata d'orgoglio, torna a più 4, coach De Nicolao deve chiamare time out con Molinaro che si mette in proprio come play, il palleggio è da play, il movimento è da play, il passaggio invece è da lungo che mette palla per terra, palla in mano a Calbini che va fino in fondo, Rucker che torna a più 4, 7.49 da giocare in questo quarto periodo. Gli arbitri fischiano il rientro in campo delle squadre, vediamo che i pallini sul tabellone del Palasacon che identificano i falli sono veramente parecchi, sono 2 giocatori della Rucker con 4 falli, 1 di Padova con 4 falli, Padova altri 3 giocatori con 3 falli, la Rucker altri 2, arbitri che hanno usato parecchio il fischietto in questa partita, partita che in realtà è stata molto molto corretta, hanno fischiato tantissimi contatti, tantissimi blocchi sono stati sanzionati da parte degli arbitri. Pronti a rientrare in partita, Padova deve recuperare di nuovo 4 lunghezze dopo essere stata sotto di 12 e avanti di 3. Antelli
sfrutta i blocchi in questa situazione, cerca un po' sbasso da Molinaro che però non è preciso, c'è fallo di Chiumenti che spinge Ferrari. Secondo fallo per Chiumenti. Chiumenti stavolta ha avuto troppa foga nel cercare di recuperare un pallone che era oggettivamente già di proprietà di Padova. Spinta importante da parte di Alberto Chiumenti. Scanzi chiede di asciugare il pallone. Pallone asciugato con l'asciugamano sulle spalle di Tommy Auxilia, non so quanto possa essere asciugato quel pallone. Comunque, Scanzi lo riprende in mano. L'arbitro Alberto Purrone è pronto a riconsegnare la palla nelle mani del numero 11 in maglia nera. Cecchinato, palla per Ferrari, palla sotto per Molinaro, fallo in attacco di Molinaro ed è fouled out per il numero 19. E anche fallo tecnico, arriva anche la grande T per Molinaro. Quindi fallo e subito anche fallo in attacco. Ferrari si lamenta di un colpo sul labbro ricevuto. Deve essere cambiato Ferrari perché ha il labbro sanguinante. Espressione alla Robert De Niro in Il Padrino mentre fa vedere il labbro sanguinante. Molinaro intanto continua a lamentarsi con l'arbitro. Tiro libero per il tecnico sulle mani di Kristaps Gluditis. Coach De Nicolao è ancora arrabbiatissimo con gli arbitri. C'è il cambio, entra Corrado Bianconi per Molinaro. E anche è entrato Schiavon per Ferrari che è uscito. Intanto Gluditis sbaglia, è libero del tecnico. Rucker con un po' troppi errori dalla linea della carità. Molinaro alla prossima potrà rientrare. No, scusate, Molinaro, scusatemi. Ferrari deve mettersi in movimento il cronometro, giustamente. Il libro del tecnico non vale come cronometro in movimento, quindi alla prossima azione potrà rientrare con il labbro sistemato Michele Ferrari. Zucker, palla in mano, 7-19 da giocare, palla sotto per Chiumenti, palla per Cacace che va al ferro, trova il fondo della retina con un po' di patema. Il pallone di Alberto Cacace, doppia cifra anche per il nostro numero 22, più 6 per la Rucker. Cecchinato, palleggio insistito, palla per Bianconi che si prende una bomba, piedi per terra, sbagliata, poi Bianconi lotta nella spazzatura di quella azione, c'è fallo, passi fischiati a Bianconi che non trovava compagni liberi, altra palla persa di Padova e ora Padova sta rischiando di sperperare un grandissimo sforzo per rientrare in partita. Rientra Tommy Auxilia. Cambio per Chiumenti, Tommy Auxilia in campo, dopo minuti in panchina. Gatti marcato, ora la zona è fronte pari per Padova, dopo tante azioni in zona fronte dispari, ora la zona è 2-3, ora torna 3-2 la zona, ci sono adattamenti probabilmente. Palla per Auxilia da parte di Cacace, pallone bruttissimo del nostro numero 22. Palla sul fondo con Cacace che non riesce a recuperare il pallone. Ancora Gatti che chiede a Calbini entrare nello schema. Palla persa dalla Rucker che consente a Padova un nuovo possesso offensivo per recuperare alcuni dei 6 punti. Passa molto bene in mezzo, ma Gluditis recupera il pallone. Torna Cecchinato con Gluditis che però è da solo al ferro. Seconda giocata consecutiva della Rucker, che su un passaggio laterale di Padova va a recuperare la sfera e va in contropiede 1 contro 0, più 8 di nuovo per la Rucker, 6-20 da giocare e ora Padova deve avere veramente una forza gigantesca per rientrare nuovamente in partita dopo che lo ha fatto da meno 12 a più 3 e ora per Padova serve davvero rientrare in questa partita. Time out di coach De Nicolao proprio per questo motivo, sia per fermare l'inerzia che è tutta favorevole alla Rucker. Parziale
Il parziale infatti è 8-0 per la Rucker dal 53 pari, si arriva a 61-53 in questo momento. Parziale dovuto alla difesa della Rucker, anche un po' alla stanchezza di Padova. Ricordiamo che i giocatori di Padova stanno giocando con rotazioni molto molto corte. Sono tre, praticamente Antelli è in campo sempre, non è mai stato sostituito il numero 10. Giocatore del 1998, 12 gennaio 98, Michele Antelli, ex Rieti e San Severo. Antelli che era stato il miglior marcatore di Padova nella prima uscita qui a San Vendemiano in Supercoppa con 17. Oggi per lui 6 punti. Ferrari, pallone in mano per Cecchinato. Cecchinato contro Tommy Oxilia. Lo batte sul primo passo, Oxilia lo stoppa, Ferrari arriva dal nulla e trova due punti, arriva a quota 23 Michele Ferrari, partitona di Ferrari che sta facendo un pensierino al trentello, riporta a meno 6 i suoi con un rimbalzo di importanza siderale, Gluditis rischia tantissimo ma recupera il pallone, Calbini va al ferro, bella penetrazione di Lorenzo Calbini, 7 per lui. Bella penetrazione stavolta del numero 77. Rucker che ha rischiato la palla persa e l'ha tramutata invece in due punti molto solidi. Gluditis sfida il tiro Cecchinato e Cecchinato stavolta vince la sfida trovando il punto numero 13 e 14 per lui. 6-3-5-7 Rucker. Metà praticamente dell'ultimo quarto. Gluditis palla in mano. Per Gatti si va sotto da Tommy Oxilia che si gira da centrone, anche se lui è un 3 adattato, gran canestro, 7 punti per lui, è arrivato qui e si è messo a disposizione della squadra, lui che in A2 giocava appunto da esterno, sta giocando da lungo, lungo atipico per l'amor di Dio, ma sempre da lungo, ora va a raddoppiare anche Scanzi, bellissimo raddoppio di Oxilia, vediamo se Padova riesce a recuperare il girolato con Cecchinato che deve prendersi la bomba sulla sirena, la sbaglia, bellissima difesa della Rucker che ora è più 8 e palla in mano, palla sotto, fallo in attacco di Gatti che sbraccia per prendere posizione sotto canestro, fallo in attacco del capitano, quarto fallo per la Rucker, primo fallo personale. Sostituzione Rucker, uscito Gluditis, rientrato Sebastiano Perin. Rientra anche Perin per Kristaps Gluditis. Rimessa difficoltosa per Padova che riesce a mettere pallone in mano a Scanzi che poi corre cercando il mismatch con Perin, c'è un bel mismatch fisico, la palla è per Schiavon che mette palla per terra verso il centro, palla toccata col piede da Calbini, arriva la grande T per Carrea, fallo tecnico alla panchina Rucker. Carrea si arrabbia con la sua panchina perché protesta e il fallo tecnico arriva per la protesta della panchina. In lunetta Cecchinato in lunetta con il tiro libero del fallo tecnico, tiro libero del tecnico per il numero 9, libero è sbagliato da parte di Cecchinato, rimessa Padova però, rimessa Padova sul più 8 Rucker. Finale di partita agitato per i fischi ripetuti da parte degli arbitri. Ora Ferrari mette palla per terra, la ferma contro Oxilia, si prende la bomba Scanzi, piedi per terra, Andrea Scanzi, bomba piedi per terra, importante, torna a meno 5 Padova con l'uomo di maggiore esperienza. Ora c'è fallo di Cecchinato, fallo numero 4 anche per Cecchinato. Coach De Nicolao gli dice fallo, ma cosa fai fallo sulla pressione che abbiamo chiamato zona 3-2, infatti Cecchinato non è molto contento, sì, De Nicolao non è per nulla contento della chiamata difensiva del suo numero 9 che ora dice non ho sentito la tua chiamata. Oxilia a colloquio con Gabriele Longo, vice allenatore della Rucker. Calbini sbaglia il primo tiro libero, tiri liberi che sono mortiferi in questa partita per la Rucker.
4 su 8 prima di questo tiro libero, fa 4 su 9 e ora fa 4 su 10, 5 su 11, 1 su 2 per Calvini, tornano due possessi pieni di vantaggio per la Rucker, 6-6-6-0, esce proprio Lorenzo Calvini, rientra Perin, partita punto a punto. Partita sporca, partita difficile con tantissimi falli. Antelli prova a forzare il palleggio con Cecchinato che va al ferro, pallone difficile con Perin che lo recupera, no, non lo recupera, toccato la linea di fondo, bella giocata però di Seba Perin. Lascia 10 secondi per l'azione offensiva di Padova. Scanzi, ancora lui, va fino in fondo contro Gatti, trova un bellissimo assist per Schiavoni, il tiro è sbagliato, la palla esce, ma un'altra grande giocata di Andrea Scanzi, bellissima giocata di Scanzi sotto canestro e poi a trovare il suo capitano dietro la linea da tre punti, tiro ben costruito da Padova ma sbagliato, 3.45 più 6 per la Rucker, ancora zona per la Virtus Padova. Calvini prova a forzare la prima linea della zona, si mette da Gatti che va verso Gluditis, si alza per la bomba sbagliata, Cacace, rimbalzissimo di Cacace, fallo, gran rimbalzo offensivo di Cacace, i rimbalzi offensivi che nel terzo quarto avevano penalizzato la Rucker stanno tornando e questo è un rimbalzissimo di Alberto Cacace, gran rimbalzo. Secondo fallo per Ferrari, in lunetta, Cacace. Alberto Cacace in lunetta. Segna il primo. 11 per lui. Segna anche il secondo, 2 su 2 importante per Alberto Cacace, quota 12, Padova prova a correre, ha bisogno di correre perché è meno 8 adesso. Nell'angolo per Antelli che batte Perin, Antelli serve la mano di Cecchinato che non tira, si avvicina ancora, eccola la palla per Antelli che ha tempo anche di mettere palla per terra con un palleggio, il tiro è sbagliato, poi però Cecchinato ruba palla a Perin, sbaglia da sotto, questa è pura stanchezza da parte di Cecchinato che ha giocato tanti minuti, ancora Perin al fallo ed è fouled out anche Sebastiano Perin, quinto fallo, no, fallo per Gatti, fallo chiamato a Gatti, sì, fallo per Gatti, fallo per il numero 21, quindi Perin rimane in campo, esce Sebastiano Perin, entra Calvini, però esce lo stesso Seba Perin e fa posto di nuovo a Calvini, due tiri liberi per Cecchinato, finora preciso dalla linea della carità. Cecchinato in lunetta, sbaglia il tiro libero, errore pesante questo per Cecchinato, vediamo il secondo, il secondo invece va a segno per il numero 9 che arriva a quota 15, partita molto solida anche per lui. Calvini con il pallone per Gluditis, Gluditis forza il palleggio, poi riparte verso il centro dell'area, è toccato, alza la parabola, segna un canestrissimo, canestro di bellezza stordente di Kristap Gluditis, 18 per lui, Rucker al massimo vantaggio di questo quarto periodo a più 9, è stato anche a più 11, ma questo è un canestro importante, bellissimo da parte di KG 11. Tanto Scanzi si prende un tiro dal nulla e lo segna, è il quarto di Andrea Scanzi questo, è il quarto periodo, sono 11 per lui. Sappiamo bene che Andrea Scanzi quando c'è da lottare è il primo che si mette in lista,
lo abbiamo già sperimentato più volte qui al Palasaccon, giocatore importantissimo, Andrea Scanzi, giocatore veramente in gamba, tanto Gluditis, palleggio sostenuto per Gatti, il tiro sullo scadere dei 24 ha sbagliato, Padova può andare in contropiede, giocata difficile per Cecchinato che prende una bomba che può riaprire la partita ma la sbaglia e c'è fallo di Ferrari che dà una botta in testa da dietro a Calbini. Terzo fallo di Ferrari. Cacace ha colloquio con Auxilia, si parlano il numero 22 e il numero 10. Calbini in lunetta con due tiri liberi. Segna il primo. E anche il secondo va a segno. Quarto giocatore lucherino in doppia cifra. E palla persa da Padova. Errore clamoroso dei ragazzi di coach De Nicolao. E questo a 1:48 dalla fine sul meno 8 pesa tantissimo perché ancora una volta la bomba di Scanzi come prima che aveva portato a più 5, a meno 5 i suoi, ora li aveva portati a meno 6 e ancora una volta Padova prima commette fallo da due tiri liberi alla Rucker e poi ora regala un altro possesso offensivo agli uomini di coach Carrea. Che lo possono anche giocare per 7 secondi in questa azione offensiva con Auxilia che ruba la palla, va al ferro a segnare il punto in numero 8 e 9 della sua partita, si arriva a quota più 10 per la Rucker, 7-4, 6-4. Auxilia ride in panchina, bella giocata di Jimmy Gatti, assist pregevole del capitano per Auxilia che trova l'autostrada in backdoor, arriva indisturbato al ferro, appoggia il più 10, più 10 che per la Rucker fa tutta la differenza del mondo. Ora Padova a 1:36 dovrà forzare sicuramente. Padova è riuscita a rimanere in partita, a rientrare nel terzo quarto con un grande Michele Ferrari, ricordiamo quota 23, con 15 di Cecchinato e ora con 11 di Scanzi grazie ai 6 punti consecutivi nell'ultimo periodo, era arrivata da meno 12 a più 3, poi però la Rucker nel quarto periodo ha rimesso la testa sul campo, un quarto da 24 punti dopo i soli 7 segnati nel terzo periodo. Quarto importante da 24 punti e concessi solo 13, manca 1:36, Padova spalle al muro, deve sicuramente giocare cercando tiri rapidi. Pallone perso da Schiavon, fallo di Auxilia. Fallo di Auxilia che se la ride con gli arbitri. Secondo fallo e Schiavon va in lunetta. Schiavon in lunetta. Si aspetta che i ragazzi del settore giovanile puliscano il parquet del Palasaccon. Tiro libero a segno per il capitano di Padova, 8 per lui. Secondo invece non a segno, rimbalzo però di Padova che è un extra possesso importante per tornare in partita in maniera solida, perché era meno 10,
una bomba la riporterebbe a meno 6. Chi la prende la bomba Scanzi, ma il tiro è sbagliato, vola Cacace a rimbalzo, la palla rimbalza sulle mani di Gatti e ora 1-14 con Schiavon che deraglia su Calbini. Calbini rimane in piedi, fa passare il tempo, non c'è il servizio per Gluditis. Calbini va fino in fondo, sfonda, sfondamento di Calbini. Calbini, fallo in attacco del numero 77 che aveva preso il centro dell'area, quarto fallo personale, quarto fallo di Calbini. Padova che recupera il pallone, quindi è ancora viva la squadra di coach De Nicolao, meno 9 però con un minuto da giocare, 58 secondi per la precisione. Padova ha bisogno di segnare velocemente da 3 punti e poi cominciare a difendere alla morte. Ferrari per Scanzi, si entra ora nel gioco con Antelli. 40 minuti in campo per il numero 10. Palla per Schiavon, Schiavon finta su Gatti, va fino in fondo, Cacace gli oscura la valle. Schiavon cade a terra, chiede fallo che non arriva. Grandissima difesa di Gatti e Cacace. Ora palla per Gluditis che la recupera, 14 secondi. Gluditis con la palla, l'arbitro non fischia. Allora Cacace, sì, Gatti va sotto da Cacace. Fallo su Auxilia. Tiri liberi per la Rucker, 24 secondi a più 9. Tiri liberi di Auxilia che possono dire, possono mettere la parola fine a questa partita. Secondo fallo per Scanzi in lunetta, Auxilia. Tommy Auxilia in lunetta. Primo assegno, quinto giocatore della Rucker in doppia cifra, un intero quintetto in doppia cifra. Quota 10 e ora il più 10. Auxilia sbaglia il secondo, ma direi che la Rucker ormai è padrona di questa partita. Mancano 20 secondi. Cecchinato sbaglia il tiro, è game, set and match. La Rucker esordisce nella Serie B nazionale con una vittoria che diventa ancora più lunga grazie al canestro di Alberto Cacace. Vince con 18 punti di Gluditis, 14 di Cacace, 11 di Gatti, 10 di Auxilia e Calbini, 5 di Zacchini e Vettori, 4 di Chiumenti, 23 di Michele Ferrari, 15 di Giacomo Cecchinato e 11 di Scanzi. Permetteteci un saluto alla nostra casa, al Palasaccon, che salutiamo con una vittoria. Il Palasaccon è stata la nostra casa per tanti anni, è stata una casa accogliente, è stata anche una casa in cui era difficile vincere, è stato difficile per tutti venire a espugnare questo palazzetto. Oggi è l'ultima qui a San Vendemiano, dalla prossima in casa saremo alla Zoppa Sarena. Grazie Palasaccon, grazie di tutto per l'ospitalità che ci hai dato. Qui la Rucker intanto comincia la Serie B nazionale con un successo, vince 7-7 a 6-5 contro una Virtus Padova che è andata sotto di 12, ha recuperato fino al più 5 con un terzo quarto molto molto solido e poi però stanca, sfinita dai pochi anche cambi ottenuti, nel quarto periodo ha dovuto cedere a una Rucker Sambe che è tornata su fortissima, ha chiuso con 27 punti in un quarto grazie anche a un 49% dal campo e a un 63% da 2, 36% da 3 punti con 38 rimbalzi. La Rucker vince questa partita, comincia la grande la sua stagione. Ragazzi della Rucker tornano ora negli spogliatoi, giro di campo per loro, arrivano qui anche sotto la nostra postazione, ottima vittoria all'esordio per i ragazzi in maglia bianca di coach Carrea, soprattutto per Di Emidio che ha giocato tantissimo. Auxilia e Gatti sono qui a darci il 5. Finisce quindi la prima partita qui da San Vendemiano, ricordando che la Rucker ha battuto la Virtus Padova 7-7 a 6-5. A risentirci, ed Alessandro D'Arcia è tutto, e a risentirci alle prossime partite casalinghe della Rucker San Vendemiano.